per essere qua oggi per una comunicazione importante che riguarda il nostro gruppo di Liguria Popolare a Sanremo. Partiamo da una situazione professionale, dato che ho recentemente siglato un accordo per diventare amministratore delegato di una società che opera nel settore delle conserve ittiche alimentari, società con stabilimento in Italia, a Reggio Emilia, che ha una branch operativa ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ormai dal 1995, e gestisce tutta la filiera della produzione del tonno con circa 2.000 dipendenti. Ed io il 28 giugno partirò proprio per Abidjan per assumere il ruolo di amministratore delegato del gruppo. Una scelta professionale molto ponderata negli ultimi mesi anche con la mia famiglia, che ha portato anche una riflessione sul settore politico. È per questo che ho preso insieme al gruppo tutto, sia consigliare sia la segreteria provinciale rappresentata da Tonino Bissolotti, che è anche vicepresidente nonché di Liguria Popolare, nonché con Andrea Costa il presidente. Ho deciso di dimettermi dal consiglio comunale a far data da lunedì, e per il gioco delle preferenze e le liste entrerà la nostra Monica Alvarelli, che era già presidente di Sanremo Popolare. Questa è una decisione sofferta da parte mia personalmente, che devo dire mi porta sicuramente via di fatto fisicamente, ma moralmente io rimango qua vicino. Uno, a Liguria Popolare, due, ai lavori che faranno i nostri consiglieri Andrea Artioli, Piero Correnti e appunto la nuova neoconsigliera comunale Monica Albarelli, e starò vicino a loro, continuando a lavorare anche da remoto, come abbiamo imparato durante il Covid, il cosiddetto smart working. Sarò sempre presente, lo sarò vicino al territorio, perché è giusto così e penso sia giusto farlo, però non posso esimermi, con senso di responsabilità, a non non sono presente fisicamente, a non fare un passo indietro in consiglio, perché non potrei dare quell'impulso che ho dato, penso, con credibilità e professionalità a tutto il nostro gruppo consigliare in consiglio comunale fino ad oggi. Quindi è una scelta professionale che mi porta fuori, una grande esperienza, anche perché andare a fare l'amministratore di una società con 2.000 dipendenti non sarà un gioco da ragazzi. Però questo è il mio profilo manageriale, questo è quello che faccio nella vita, e quindi ho fatto questa decisione che mi porterà all'estero.